non dovremmo perdere tempo a domandarci perché a me. Dovremmo, ieri sera parlando con un amico dicevamo proprio questo, che forse la maggior parte della nostra vita la passiamo rincorrendo i perché, ma la cosa più interessante della nostra vita è il come, non il perché, cioè come vogliamo vivere la nostra vita davanti a quello che ci è successo, cioè davanti a un amore che a un certo punto io sento così forte. Più che dirmi perché proprio a me, che cosa voglio farne adesso di quest'amore, da questo momento in poi. Questo è il cambio vero nella vita delle persone, quando cominciano a passare a un'operatività che è molto più grande dei semplici perché.